Sono arrivato al liceo Marconi nel 2010, era appena entrata in vigore la riforma Gelmini che aveva abolito le sperimentazioni e il liceo Marconi ne aveva due, una linguistiche, oltre quella di informatica, del piano nazionale di informatica, ne aveva due linguistiche, una con il francese e una con lo spagnolo. La riforma le aveva abolite, il mio impegno fin dall'inizio è stato quello di riprendere questa tradizione che la scuola aveva a livello di tradizione, di organici, di strutture, di laboratori, di iniziative, di attività. È stato un percorso lungo perché appunto è durato dal 2010 ad oggi, perché le istanze che periodicamente giungono, annualmente giungono alla regione di nuovi indirizzi, opzioni, articolazioni delle scuole sono tantissime, anche perché il sistema scolastico negli ultimi anni ha subito una serie di cambiamenti, di evoluzioni, per cui tutte le scuole ogni anno cercano di riadattarsi, riassestarsi sui cambiamenti che ci sono e chiedono moltissimo. L'organo competente ad emanare questi provvedimenti è la Regione Lazio, però ovviamente i passaggi, quello è l'ultimo passaggio, sono una serie di passaggi intermedi, che sono le delibere degli organi collegiali della scuola, perché dalla scuola deve partire l'iniziativa, ovviamente ci deve essere un convincimento e un'adesione alla proposta del dirigente scolastico da parte del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto. E poi sono dei passaggi intermedi importantissimi come quello della delibera di giunta del comune che deve sostenere la pratica in tutto il suo iter che è fatto di tanti passaggi, appunto quello comunale, quello provinciale o di città metropolitana, in cui le ragioni che vengono sostenute dalle scuole con le delibere degli organi collegiali devono essere poi supportate anche politicamente, quindi ci deve essere un parere della città metropolitana, ci sono vari contesti in cui vari organismi di formazione anche sindacale, politica, non solo amministrativa, danno il loro parere, per cui poi si arriva alla delibera di giunta che in effetti alla fine ratifica diciamo, un percorso che è stato intrapreso dalle scuole che ha avuto questo iter che sinteticamente vi ho detto. Per cui per me questo è un grande momento, è una grande soddisfazione per me essere arrivato a questo, anche perché in questo modo si arricchisce l'offerta formativa della mia scuola e del territorio, perché il liceo Marconi appunto adesso differenzia la sua offerta formativa ulteriormente, oltre che come liceo scientifico e classico, anche adesso il liceo linguistico. E quello che ci tengo di dire per concludere questo mio intervento è che il mio lavoro adesso è quello degli organi collegiali della scuola, di tutte le componenti scolastiche, è quello di fare del liceo un polo liceale. Quindi i tre indirizzi non dovranno essere uno a fianco all'altro, ma si dovranno integrare l'uno con l'altro, perché ciascun indirizzo ha la sua caratteristica, la sua specificità, però può anche beneficiare della vicinanza con gli altri due per tutte le iniziative che vengono fatte e che possono essere condivise da tutti gli indirizzi, quindi l'indirizzo scientifico ovviamente prenderà iniziative più di carattere scientifico, ma non è escluso che gli alunni del classico, del linguistico, non vi possono partecipare, per esempio a gare di matematica o olimpiadi di scienze e così di seguito anche per gli altri indirizzi. Le iniziative che prenderemo più di stampo linguistico per il liceo linguistico ovviamente saranno aperte anche agli alunni del liceo scientifico e del liceo classico, per cui i tre indirizzi si devono integrare, non devono rimanere l'uno isolato dall'altro, per cui la scuola deve essere un polo liceale. E questo succederà anche a livello di organico per due motivi. Il primo è perché su mia richiesta il Ministero darà al liceo linguistico lo stesso organico del liceo scientifico. Tecnicamente si tratta di codice meccanografico, sarà lo stesso codice meccanografico, quindi i docenti dello scientifico saranno anche docenti del linguistico, quindi non si avvertirà l'inizio precario di un nuovo indirizzo perché sarà come un ramo dello stesso albero, diciamo, del liceo scientifico. In più poi pochi giorni fa hanno pure firmato un contratto i sindacati con il governo che
al di là di questa scelta che avevo fatto io di unificare i codici, ha confermato questo a livello generale oramai, quindi in tutte le scuole gli organici saranno unici, per cui c'è questo altro elemento che incoraggia questa prospettiva di polo liceale. Per me questo è sufficiente, poi ovviamente sono pronto a rispondere alle domande.